sul Movimento 5 Stelle per chiederti, secondo te, come va a finire? Ci sarà questa scissione? C'è una tentazione reale di Conte di strappare anche rispetto al rapporto con il governo? Ma è difficile dirlo. Lievi Conte o stamattina adesso non ha fatto trapelare che non, la scissione non ci sarà mai. Io vedo due tentativi da parte di Maio e Conte di arrivare al Rederationem. Ieri gli incontri di Di Maio, quello più significativo secondo me non è quello con la Belloni dal punto di vista politico, ma quello con la Raggi, che è una che Di Maio è molto amato dell'establishment, ma molto poco dagli iscritti del Movimento 5 Stelle. Conte ai voti, Di Maio no, secondo me non soltanto nelle piattaforme russo simili, ma anche nel paese è reale. Quindi Raggi invece ce li ha. E quindi qualcuno ieri mi diceva l'ipotesi possibile è che Di Maio provi una scalata non sua personale ma da Richelieu della Raggi per riprendersi il Movimento 5 Stelle. Comunque un'operazione complicata. Altrettanto complicato da parte di Conte e degli uomini di Conte fare quello che si era ipotizzato nelle fasi iniziali del caso Belloni, cioè dello scontro sul Quirinale, ossia cacciare Di Maio attraverso un processo su pubblico web. Questo mi sembra complicato, anche perché Grillo ancora, che comunque resta, ha ancora in mano la golden share di queste partite, ancora non si è espresso a favore dell'uno o a favore dell'altro. E ricordo che Grillo è stato messo da Conte in seria difficoltà sul caso Belloni, perché l'uomo che ha bruciato Belloni facendo il nome e cognome per primo, probabilmente mal consigliato, è stato proprio Beppe Grillo, che sappiamo che con Conte non ha uno straordinario rapporto da molto, molto tempo. E adesso bisogna vedere se i due decideranno di andare allo scontro subito oppure cercheranno di mantenere rapporti civili ma complicati fino al voto. Quello che dicevi tu per la seconda domanda è chiave, nel senso il Movimento 5 Stelle resterà e Conte, che chiaramente mi sembra non ami il governo Draghi, faccia fatica a stare nel governo Draghi quanto ne fa Salvini, resterà all'interno del governo? Però è la domanda stessa identica a speculare che si fanno i leghisti. Qualcuno dice il primo che esce tra i due riuscirebbe ad avere un recupero nei consensi facendo opposizione a questo governo, però poi dovrebbe spiegare alla base, a un pezzo del paese, per quale motivo ha appoggiato inizialmente il governo Draghi per un anno. Quindi infatti mi sembra anche per Salvini difficile, Rapisarda, Antonio.